Ora vorrei sapere chi a 14 anni non sarebbe impazzito per un mezzo come questo. Beh, io al posto del classico motorino l'avrei tanto voluto. Si tratta di un quadriciclo elettrico, in gergo minicar o microcar, guidabile già a 14 anni senza patente B. Ecco, la Citroen Ami, da quando ha debuttato sul mercato, è diventata non solo la bestseller tra i quadricicli leggeri elettrici, ma è diventata la più venduta in termini assoluti, quindi anche prendendo in considerazione quelli a motore termico. Questa è una serie limitata che si chiama Miami Buggy, pensata chiaramente per l'estate, e da questo punto di vista mi ricorda molto la Citroën Meari lanciata alla fine degli anni 60, una spiaggina, ovvero un'auto da spiaggia realizzata in plastica in ABS proprio come la Ami. Questa, al contrario della versione standard, non ha le portiere, sostituite da due bull bar, ovviamente apribili. Ha comunque due teli in plastica antipioggia, utilissimi in caso di intemperie, al tetto apribile, davvero molto bello, che dà tantissima luminosità all'abitacolo, ma anche arieggia l'abitacolo, quindi fondamentale in caso di temperature elevate. Poi questa tinta color khaki con dettagli di colore nero e dettagli di color giallo limone, un giallo fluo molto acceso. Saliamo a bordo. Qua abbiamo due sedili con imbottitura spessa il doppio rispetto a quella dell'Ami standard. Abbiamo una piccola borsa tipo marsupio, perfetta per riporre chiavi, portafogli, cellulare, ovviamente si può togliere. Abbiamo una cassa boom 3 con 15 ore di autonomia per ascoltare la musica, un portacellulare, un cavo USB per ricaricare il cellulare, un portaborse e qualche porta oggetti. Il funzionamento è molto semplice, basta girare la chiave, drive per la marcia avanti, folle e retromarcia. Direi che possiamo partire. In termini di prestazioni c'è poco da dire, la Miami Buggy è limitata a 45 km orari come tutti i quadricicli leggeri. Al contrario di quelli a motore termico, però, qua non ci sono vibrazioni e un rumore da trattore. E questo motore elettrico da 8 cavalli non emette alcun suono, non produce emissioni inquinanti e soprattutto ha una bella grinta quando si parte grazie alla coppia massima subito disponibile non appena si sfiora l'acceleratore. Magia del motore elettrico. Il suo motore da 8 cavalli è alimentato da una batteria da 5,5 kWh che assicura un'autonomia di 75 km. Tra l'altro, nella prova di oggi ho constatato che è difficile far scendere autonomia rapidamente come avviene con le auto elettriche più grandi, perché qua le prestazioni sono comunque limitate, non abbiamo il climatizzatore e quindi, insomma, si percorre tanta strada con una sola ricarica. La ricarica avviene tramite una presa asciugo, quindi in garage o in cortile, in 3 ore. Si può ricaricare anche alle colonnine, la potenza assorbita è la stessa, dunque il tempo di ricarica non cambia. La Citroën Miami Buggy è davvero un oggetto sfizioso. Pensate che i 1000 esemplari disponibili sono andati sold out in meno di 24 ore. Come una Nike Jordan 1 o una Nike Dunk in edizione limitata. È incredibile quanto attiri l'attenzione dei giovani questo modello. E basta andare nei luoghi più in delle città per vederne parcheggiate parecchie. Si tratta di un'alternativa al motorino. È più spaziosa, ci si può viaggiare in due, vi ripara dalle intemperie. È un'alternativa al ciclomotore, ma anche all'auto in città, perché si parcheggia in spazi dove nessun'altra auto mai potrebbe pensare di infilarsi, neanche una Smart. Quanto costa la Miami Buggy? O meglio, quanto costava, perché per quest'anno sono andate tutte sold out e probabilmente bisognerà aspettare l'anno prossimo per averne dei nuovi esemplari. Il prezzo è di 10.490 euro, che però scende con gli incentivi. La buona notizia è che è sempre disponibile la Ami standard con prezzo di poco inferiore agli 8.000 euro. Se il video vi è piaciuto vi chiedo di sostenerci mettendo like, iscrivendovi al canale e fateci sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate della Citroën Miami Buggy.